Buongiorno al nostro Don Domenico e ben arrivati a quel che passa il convento. Buongiorno. Don Domenico, vi voglio offrire una tazzina di caffè vuota. Anche la mia è vuota, però si può sempre riempire. Beh, certo. Ci facciamo un caffè, chissà. Oppure magari possiamo mettere qualcosa della nostra infatti, ricetta. Infatti, che ne pensate, signori assaggiatori Carlo e Anna buongiorno, Maria? Buongiorno, oggi è una puntata frizzante. Altro che frizzante, strepitosa. E quindi ci siamo anche preparati perché... Qui vorremmo riassionare. Abbondanza. Tutto vuoto abbondanza. Ci abbiamo oggi, una ciotola vuota. Vuota le e in attesa di essere riempita. Ah, quindi voi dite che si deve riempire, certo. Benissimo, e allora, Don Domenico, se dicono che si deve riempire, riempiamo pure noi e facciamo la vostra ricetta. Va bene, la facciamo. Ecco, che facciamo? Allora, faremo una crema di ricotta di Suor Elisabetta. La crema di ricotta di Suor Elisabetta, bellissimo Don Domenico, una ricetta antica come il solito, una ricetta che avete trovato sempre nei vostri annali, posso dire così, gli annali del convento. Va bene, poi mi dai, allora facciamo tutto un po' di zucchero. Un po' di zucchero, quindi ricotta, zucchero. Lo zucchero con la ricotta ci sta benissimo. E non ti dico il caffè poi come ci sta bene. Allora ci mettiamo un po' di caffè? Sì, sì. Caffè, una bella tazzina di caffè. Insomma, questa Suor Elisabetta sapeva il fatto suo, Don Domenico, Suor Elisabetta l'ha voluta tramandare nelle sue ricette, nei suoi libri. Noi invece l'abbiamo fatta sempre per esperienza, ecco. No? Per la bontà di questa ricetta. Certo. Ho aggiunto un po' di panna liquida da cucina, se no anche un po' di latte. Anche un po' di latte. Ecco. E adesso mi devi dare un pochettino di questi biscotti. Questi? Ecco, li puoi sbriciolare. Dei biscottini secchi tipo... Sì, tipo amaretti. Amaretti. Pure. Sì. No, deve essere deliziosa questa crema. Sì, Domenico, non vedo l'ora di assaggiare questa crema. Non riesco a trattenere la mia volontà. Sì, io direi che devi cercare di controllare la tua volontà, no? Ecco, non perché lo dico io, ma lo dice il nostro Santo Padre Benedetto. È vero, no? È vero. Lo dice ai suoi monaci, l'ho detto tante volte, ma sono consigli che sono validi per tutti. Eh già. E allora, Don Domenico, che dite se vogliamo dedicare questo dolce di Suor Elisabetta ai nostri amici che ci scrivono tante volte da casa, delle mail, dei messaggi su Facebook? Insomma, siete sempre così cari, così affettuosi con noi. Alle persone che sono incontriamo tantissimi. Tante volte. Pure, no? Sì, sì, sono tantissimi. Sì. Sarebbe difficile elencarli tutti, eh? Sì. Ma io direi che adesso, in questo momento, è doveroso ricordare Vincenzina e Roberto, no? Ah, Sassari. Vincenzina e Roberto. Ci hanno voluto mandare una camelia. Ci hanno mandato la foto di una camelia, guardate una camelia che rossa, bella questa bellissima. Camelia. Complimenti Vincenzina e Roberto. E ci hanno mandato anche la loro foto, Don Domenico. Guardiamole insieme. Mandateci anche voi le vostre foto, le cose belle che producete nell'orto, nel giardino, a casa, e i video con le vostre ricette del cuore fatte con il cellulare. Orizzontale. E io vorrei salutare anche la signora Giusy da Brindisi, che pure ci ha scritto un'email, e quindi la salutiamo, insomma, insieme a tanti altri. Un po' per volta vi nomineremo tutti, tranquilli. E allora, ecco, abbiamo riempito la tazzina. Sì. Quindi non era una tazzina di caffè, ma una tazzina con una crema alla ricotta e al caffè. Veramente una delizia. Complimenti a Don Domenico e complimenti ai nostri... A chi? A Suor Elisabetta. Cioè, perché loro non l'hanno assaggiata? Hanno detto solo che sarà una puntata, come avete detto... Frizzante. E anche strepitosa. Strepitosa. Quindi queste sono sempre un po' le parole che loro utilizzano per far capire come sarà la puntata, e andiamo a sentire la musica del nostro giradischi. Supercalifragilisticexpialidocious. Che bello! Supercalifragili! Ben arrivate! Ben arrivate!
alle nostre ospiti, ciao. Eccole qui, e abbiamo Geri Lo Russo e Carmela Raguso Lo Russo, perché sono mamma e figlia. E allora complimenti a questa bellissima coppia che è venuta a cucinare qui da noi, pensate un po', da Milano. Ma non solo da Milano, ne scopriremo delle belle durante la puntata, però vogliamo iniziare subito a cucinare insieme a voi. Da che iniziamo, Geri? Oggi prepareremo qualcosa con le puntarelle. Le puntarelle. Ah, sarà contento Don Domenico, che le puntarelle, insomma, del suo orto sono spettacolari. Oh, sì. Le volete prendere, Don Domenico? Ma voi perché le puntarelle fanno pensare a una regione famosa, sì. A quale regione, Don Domenico? Alla Puglia. No? Alla Puglia! Alla Puglia, ecco qui, queste belle puntarelle. Sì. Allora, ti do un tagliere e un coltello. Uh-huh. Ecco, e facci vedere come tratti queste puntarelle e svegliamo anche questo piccolo segreto, Carmela. Insomma, facci vedere, taglia le puntarelle e raccontaci, perché voi venite da Milano. Sì, Geri è nata a Milano. No, io sono nata in Molfetta. Ah, ecco lì, ci hanno detto già il segreto, perché loro sono di origine pugliese. Don Domenico, siete felice? Felicissimi. Abbiamo delle milanesi pugliesi, certo, che vengono in realtà da Gravina di Puglia. Dove bel paese in provincia? Bari. Di Bari. Allora, dai una mano a tua mamma a fare le puntarelle che dovremo andare a mettere in padella. Sì. Ma non vogliamo far lavorare un po' Don Domenico? Sì. È vero che ha fatto queste squisitezze di creme alla ricotta, Però Don Domenico... Qua ci sono delle belle patate d'Alessandro, che voglio dire, come pugliese siete sicuramente esperto di questo tipo di patate, perché questa è la qualità pugliesissima. Ah. È una qualità pugliese delle patate? Ma così sembrano. È vero? Sono patate pugliesi, quindi toccano a Don Domenico. Allora, sì. Siamo a posto. Allora, quindi le quante puntarelle si fanno a listarelle, facciamo un po' di dopodiché questo. Le andiamo a mettere in padella con dell'aglio, sì, e le lasciamo un po' rosolare. Facciamo, insomma, già la ricetta si preannuncia meravigliosa, patate, puntarelle, ingredienti semplici della campagna, saporiti, ed è una ricetta veramente originale. Ve la sveliamo tra poco. Fragili, sì che tira ridoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrà un successo strepitoso. Super cari fragili, sì che tira ridoso, la sapete tutta! Bravi, bravi Carlo e Anna Maria, e bentornati a Quel che passa il convento, anzi benvenuti a Quel che passa il convento. Stiamo iniziando una bellissima puntata con mamma e figlia, Geri e Carmela e Lo Russo, che vengono da Milano, ma in realtà sono originarie della bellissima Puglia. Beh, Geri c'è stata proprio poco in Puglia, vero? Sì, ci sono nata, però ho sempre vissuto a Milano, e ovviamente in tutte le feste, tutti i periodi un po' particolari, andavate in Puglia, certo, a trovare, cioè, però la parlate molto milanese, vero Don Domenico? Sì. Voi che siete pugliese, come la sentite questa atmosfera, milanese o pugliese? Allora, quasi quasi sto diventando come loro, perché sono pugliese, però anche adesso mi trovo nella Lombardia. È no? Vero. E Calla Certosa di Pavia. Però, diciamo, con me è rimasto il timbro pugliese, loro invece... No. Comunque, quando io per esempio accompagno i turisti, soltanto se capita qualche pugliese riesce a dirmi tu sei pugliese, no? Ma altri spesso mi dicono che sono del Lazio perché sono stato tanti anni. Certo, ecco, più ciociara, si sente, sì, più la parlata ciociara a voi. Allora, stiamo cucinando delle buonissime puntarelle, perché Geri e Carmela le stanno soffriggendo ripassando in un tegame con dell'aglio. Come, sì, si prosegue? Allora, tiriamo via l'aglio, sì, per non lasciare troppo, certo, il gusto amarognolo. Le lasciamo ancora. Devi mettere del sale, minuto, peperoncino.
le aggiustiamo di sale. Un po' di sale, un po' di peperoncino. Questa è una ricetta di mamma Carmela o di Jerry? Di Jerry? Che hai rivisitato un po' le ricette antiche di mamma Carmela. Anche sì. Quindi vi date una mano a vicenda praticamente. Sì, sì, io ho imparato molto dalla mamma. E la mamma ora sta imparando da Jerry. La creatività moderna. Certo. È vero, sì. È vero. Allora, aggiungiamo un po' di peperoncino e io queste puntarelle, Don Domenico, me le mangerei già così, eh? Esatto. Sono buonissime. Ma allora, cosa ci facciamo con queste puntarelle, Jerry? Allora, oggi prepariamo una sbriciolata di patate con le puntarelle cotte e il formaggio. E allora, una sbriciolata di patate, certo non era una ricetta semplice come potevate immaginare all'inizio. E allora, vediamo subito gli ingredienti. Vi occorrono 700 g di patate, 500 g di puntarelle, dell'olio extravergine d'oliva, aglio, 180 g di farina, 80 g di fecola di patate, 2 uova, 30 g di parmigiano reggiano, una bustina di lievito istantaneo per preparazioni salate, del sale, del burro, del peperoncino fresco, del pan grattato e 100 g di formaggio a pasta filata. E allora ecco qui gli ingredienti per preparare questo buon rustico insieme a voi. E le puntarelle sono pronte? Sì, le possiamo spegnere perché tanto cuociono ancora un po' nel forno. E allora andiamo a preparare l'impasto perché Don Domenico ha schiacciato queste belle patate pugliesi, 700 g di patate, insomma la qualità che avete. E come si prosegue la ricetta, Jerry? Allora, dobbiamo maneggiarle con le mani. Quindi ti do un tagliere, giusto? Posso farlo anche lì dentro. Anche lì, preferisci. Così. Grazie. Allora, quindi abbiamo delle patate schiacciate. Adesso cosa aggiungi? Allora, le schiacciamo un attimino, poi ci aggiungiamo la farina. Vai, allora facciamo una cosa per volta. Quindi schiaccia con le mani. Tutto va bene. Insomma, questa figlia che cucina così bene, Carmela, raccontaci un po', quando hai iniziato, quando era piccola? Certo, perché sì. Vedeva la mamma. È vero, perché a te è sempre piaciuto tanto cucinare. Sì, perché diciamo che molto spesso faccio la pasta fresca in casa. Ah, sì. La domenica per i nipotini. Anche tutti i giorni. Tutti i giorni, complimenti. Anche tutti i giorni. Complimenti, sì. Carmela. Quindi la pasta fresca in casa tutti i giorni non è cosa da tutti i giorni, eh? Riuscivo a farla tutti i giorni. Complimenti. In base alla porzione che dovevo fare, sì. Immagino come si mangi bene a casa vostra. E lo vediamo dal bel viso di nonno Vincenzo, che è tuo marito, vero Carmela? Sì. Che guardate un po' le foto di questa bella famiglia di nonno Vincenzo con i suoi nipotini, perché voi siete venuti via dalla Puglia, da Gravina di Puglia, quando vi siete sposati. Sì, subito dopo, anzi, il viaggio di nozze è stato l'essere richiamati dal viaggio di nozze e riprendere il lavoro perché doveva lavorare. Ah sì, e lui ha aperto un bar. Ma dopo tanti anni di lavoro da in autogrill. In autogrill, sì, era responsabile di un autogrill, nonno Vincenzo. Sì. Poi ha aperto un bar che è diventata la sua passione e anche tu lavoravi in questo bar. E anche l'abbiamo fatto per 11 anni. Vedi? Don Domenico, che bella questa armonia in famiglia, quando ci si dà una mano l'un l'altro, ci si aiuta reciprocamente. Sì, e a proposito di questa armonia, vorrei citare una frase di Papa Francesco. La famiglia nasce da questo progetto d'amore, che vuole crescere come si costruisce una casa che sia luogo di affetto, di aiuto, di speranza, di sostegno. Papa Francesco ha sempre parole belle, no? Per la famiglia, perché la famiglia al Papa, come a tutta la Chiesa, sta veramente a cuore, no? Perché è proprio dalla famiglia che si può cambiare la società. Le fondamenta della nostra società sono proprio appunto nella famiglia. Andiamo avanti con la nostra ricetta, perché adesso alle patate tu hai aggiunto la farina, 180 grammi, la fecola di patate, 80 grammi, e adesso cosa altro dobbiamo aggiungere?
Allora, ho messo anche il formaggio, devo aggiungere le uova. Le aggiungo uova. Una alla volta, dai. Così... Le uova, come... deve essere un composto un po' sbricioloso. Più che altro dopo. Ecco, sì, ci sì. Fai vedere, quindi noi ti seguiamo passo passo, Jerry. Posso rubare una forchetta? Certo, fatti aiutare da mamma Carmela ogni volta che ti serve qualcosa. Non io, ma lei. e aggiungiamo le uova e sentiamo cosa ne pensano della famiglia i nostri assaggiatori. Beh, la famiglia è importante, poi specialmente per me è una cosa veramente... è la mia forza, la mia vita, la famiglia. Anche per Anna Maria. Anche certo Anna Maria. Che lo è, come no. Adesso io, per me sta arrivando un nipotino, quindi la famiglia aumenterà. Ecco. Poi ce lo fai sapere, mandiamo le fotografie del nuovo arrivato. Sì. Purtroppo io stavo vedendo qui... Ho sbagliato, faccio mea culpa perché non ho rispettato i tempi. Quindi che hai fatto? Mi sei preso la crema? Di ricotta e caffè è lenta, non ha consistenza. Ma però io non ho rispettato i tempi. Per questo mi porto da oggi una clessidra... In modo che controllo il tempo, perché il tempo è come un fiocco di neve, scompare nel momento in cui noi decidiamo cosa farne, quindi io da oggi in poi lo controllo e non sbaglierò più i tempi. Ma potevi portare una sveglia, Carlo, ma con questa cosa qui, così antica, ma tu sei antico, no, Carlo. No, sono romantico. Don Domenico, dove ha sbagliato Carlo? Sì. Risolvete questo rebus. Allora, questa crema doveva riposare un'oretta in frigorifero. Però Carlo ha sempre fretta per assaggiare. Però del resto loro sono gli assaggiatori e devono assaggiare. Siamo infatti, degli influencer. È giusto. Allora, sta per arrivare anche la sbriciolata di puntarelle cotte e formaggio, perché l'impasto mi sembra ben pronto. Esatto. Il formaggio lo metti dopo? Sì. Allora ti prendo una pirofila? Sì, grazie. Ecco qui. Una pirofila che deve essere imburrata, infarinata. Sì. Queste sono antiaderenti, la imburriamo un pochino. Okay. Ecco qui. E allora facci vedere adesso come si compone il piatto, che poi è la parte principale della ricetta, quindi non la perdete. Facci vedere, Jerry. Allora, la metà. Quindi metà la prende Jerry, l'altra metà la prende mamma Carmela. Quindi che fai? Una base? Facciamo una base con metà dell'impasto con le patate. Più o meno. E allora, quindi stendiamo questo impasto nella teglia. Stendilo schiacciato. Schiacciato. Vedete che è la figlia che dà istruzioni alla mamma, certo. Perché ha imparato talmente bene. Ma questa è una qualità di famiglia, lo sapete, è una qualità di famiglia. E lo sapete il perché? È perché adesso lo scoprirete da soli il perché. Guardate questo video. Oh, mamma. Ciao nonna, ciao mamma. Facciamo i biscotti. Facciamo i biscotti, ciao nonna, ciao mamma. Facciamo i biscotti noi. È vero, ci volete guardare? Certo, noi ci facciamo guardare qua sul video della mamma. Ciao, ciao, ci vediamo. Ciao, ciao. Ma chi sono queste due meraviglie? Sono meravigliose! Chi sono? Sono le mie bambine, due gemelline di 4 anni e mezzo. E infatti lo dicono, mamma e nonna, stanno cucinando i biscotti. Ma come si chiamano? Sofia e Irene. Sofia e Irene, avete visto Don Domenico? Signori assaggiatori, sono due splendori, uguali alla mamma, bionde con gli occhi azzurri e mi sa che sono pure due peperine. Non so se voi lo sapete, ma io vi vorrei far vedere anche quest'altro video. Guardiamo insieme, signori a casa, guardiamo. Anche io un po' di volte sbaglio, Irene. Dai, un po' di pazienza. No, io voglio i cuori. Ok, ma c'hai pazienza? Sì! Ma non ci posso credere, come sono simpatiche! Bisogna avere pazienza! Quella che non hai tu, Carlo, con la clessidra. Hai visto? Almeno loro sì, tu no. Da oggi sì, controllo il tempo, quindi oggi io... Allora, mettiamo, vedete che sì. Avete sollevato la pasta di patate anche sui bordi. Sì. E adesso si ricopre con un bello strato di puntarelle che abbiamo già ripassato in padella. Uh-huh. E poi si mette ancora la pasta sbriciolata sopra. No, il formaggio. Prima dobbiamo tagliare il formaggio. Ecco. Allora, te, grazie. Formaggio, tagliamolo
e lo mettiamo quindi su queste buonissime puntarelle. Sì. Ma poi questi biscotti alla fine li hanno fatti o no? Sì. Lo so che anche voi a casa ve lo starete chiedendo. Sì, sì. E allora sì, però vediamolo insieme come se li sono, ma come li hanno preparati questi biscotti. Ma state facendo le crostatine? Sì, sì. Ma le mangiate o le fate? Ma non vuole, non si sa. Le facciamo. Con cosa le fai? Con il cioccolato e la marmellata. Due con la marmellata e due con il cioccolato. Ma altro che farli questi biscotti, si sono mangiati tutta la cioccolata, tutta la marmellata che c'era. Hai capito che buon gustaie, Sofia e Irene? Brave, bravissime, siete bellissime, continuate così a cucinare con la vostra mamma e con la vostra nonna. Perché, insomma, promettete proprio bene, brave, brave. Bene, chef. Adesso, quindi, una volta aggiunto i pezzetti di formaggio a pasta filante, aggiungiamo il resto dell'impasto della sbriciolata, ecco. Quindi, in questo caso, ecco, si sbriciola la pasta di patate, perciò si chiama sbriciolata. Don Domenico, ma questo è un piatto pugliese? Beh, pugliese perché ci sono le puntarelle, però, ecco, loro l'hanno arricchita, l'hanno migliorata e hanno voluto fare una loro ricetta, no? Anche gli assaggiatori piacciono le puntarelle. Carlo sicuramente le sceglie, sì, le vede, sì, ad occhi chiusi. Signori, le puntarelle, ma stiamo scherzando? Un piatto prelibato. Allora, a questo punto possiamo infornare la sbriciolata. Ci mettiamo quindi una bella spolverata di pan grattato, così? Sì. Va bene? Va bene. Così si fa anche una bella crosticina sopra. Possiamo infornare a che temperature e per quanto tempo? Allora, mettiamo in forno a 180 gradi per circa una mezz'ora. 180 gradi per circa mezz'ora e non sapete che piatto delizioso mangerete. Allora, l'onore a Don Domenico, ma questo piatto lo mangiano anche le bambine? Sì. Quelle due furbette? Mangiano tutto. Un bacio, siete veramente stupende. E allora, proprio in vostro onore, facciamo anche noi un dolce che vi regala la mamma insieme alla nonna. Perché facciamo cosa? Facciamo il ciambellone al mascarpone con il cacao amaro e le meringhe. Ecco gli ingredienti, sono sicura che lo volete rifare tutti. Procuratevi 200 g di farina, 250 g di mascarpone, 3 uova, 180 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci, un cucchiaio di cacao amaro in polvere, delle meringhe e del cioccolato. Allora, questa è una ricetta, Jerry, che tu hai inventato, visto che in casa Lo Russo l'esperta di dolci sei tu. Sì, diciamo che non è che sono proprio l'esperta di dolci, mi piace fare i dolci e mi piace farli mangiare agli altri. Ah sì? Soprattutto alle gemelline, a tuo marito, come si chiama tuo marito? Roberto. Roberto, quindi li mangiano volentieri. E poi, insomma, le tue ricette, tra l'altro, si trovano in un blog molto carino che si chiama... A casa di Jerry. A casa di Jerry, quindi è tutto casalingo con queste nostre ospiti. Come si cucina a casa loro, così si cucina quel che passa il convento. Allora, lavoriamo adesso i tre tuorli con lo zucchero. Tre tuorli e 180 grammi di zucchero, aggiungo, Sì. Ti do la frusta, Jerry. Grazie. Vedi se ti vuoi far aiutare da qualcuno, proprio insomma. Facciamo molto vagamente. Intanto molto vagamente. Ah, la signora Carmela. Bene. Carmela, sì. Pure tu, Fai, insomma, tu sei una donna abituata a lavorare, alla fatica, al sacrificio. Insomma, quanto basta? Quanto basta? Ma gli uomini pugliesi, come tuo marito, sono uomini abituati alla fatica? Alla fatica, sì. E a cucinare a casa? A cucinare, no. No, Per niente. A mangiare, sì. A mangiare, sì, Sì. Ma invece Don Domenico, che pure viene dalla Puglia, invece è uno molto abile in tutto. Sto nel monastero e nel monastero bisogna abituarsi a fare ogni cosa. Ecco. No? Però ecco, vorrei anche sottolineare che ci sono anche
tanti uomini bravissimi in cucina. Sì, eh. Ma in tutta Italia è così. Adesso si sono evoluti un po', per cui i milanesi la cucinano di più. Sì. Sì. L'ha detto la signora Carmela, sì. È così, eh? Giù così. Diciamo che ce n'è pochi di uomini che lo fanno. Invece a Milano cucinano Milano, di come più. Come tutto il nord. E apriamo una battaglia tra il nord e il sud. Chi cucina di più tra i nostri uomini italiani? Quelli del sud o quelli del nord? Il nord. Ma mentre voi ci pensate, ci scrivete, ci telefonate, noi intanto sbattiamo a neve le chiare d'uovo e ci vediamo qui tra poco per vedere come finisce questo dolce e altre squisitissime ricette. Eccoci qui, abbiamo montato a neve gli albumi per completare il ciambellone al mascarpone con cacao e meringhe che ci presentano Geri e Carmela Lorusso, mamma e figlia. Allora, adesso abbiamo quindi lavorato 3 tuorli con 180 grammi di zucchero. Abbiamo aggiunto 250 grammi di mascarpone e adesso le chiare a neve che si mescolano quindi piano piano, come sappiamo bene, delicatamente dal basso verso l'alto. E poi, Geri, dobbiamo aggiungere gli altri ingredienti. Sì. Quindi abbiamo la farina setacciata, 200 grammi, e del cacao. Su un cucchiaio di cacao amaro, ce ne metti poco, e la bustina di lievito per dolci. E poi le meringhe, che sono, diciamo, l'ingrediente più sfizioso, più originale di questa ricetta. Allora, quindi adesso aggiungiamo la farina. Signori assaggiatori, è finita già lì la sbriciolata con le puntarelle? Guarda, è molto buona, perché invece che la salsiccia, Carlo, che si fa... La verdura è squisita dentro, sì? La sbriciolata, Quindi è un modo per mangiare la verdura molto vero? Saporito. La puntarella con le patate ci sta bene. Sì. Al di là della salsiccia. Ci sta bene. Don Domenico, che dice, anche se non l'ha assaggiata, perché gli assaggiatori sono loro, ma che cosa ne pensa di quella torta? Io quando vedo le puntarelle già il mio giudizio è positivo. È positivo, arricchito, a prescindere. Arricchito poi in questo modo, direi che... è insuperabile proprio, no? La puntarella acquista ancora di più. È vero. Sai che vi volevamo dire? Che noi stiamo scrivendo un manuale del perfetto assaggiatore. Ah, davvero? Sì. Per il manuale dell'assaggiatore. Del perfetto assaggiatore. E oggi vi diremo quel che deve fare l'assaggiatore. Il Bade Schuster, come dire? Il manuale... Leggi la prima regola. Allora, la prima regola, quella più importante, è... Sguardo da spardiero. Che faccia! La seconda è dare un giudizio secco. Ah, un giudizio deve essere secco. Sì o no? Così. Sì o no? Adesso per il momento noi ci fermiamo qui e vedremo in seguito, ci prepareremo altre regole. Ah, ecco, quindi i capitoli aumenteranno? Sì, sicuramente. Pieno di sottocapitoli sarà questo. Dei capitoli, dei capitoli, dei sottocapitoli. Il manuale del perfetto assaggiatore. Don Domenico, direi che non fa una piega. Beh, a me piacerebbe più un giudizio moderato, no? Sì. Perché essere per il sì o per il no, ecco, mi sembra troppo severo. Adesso dobbiamo aggiustarlo un po', poi vediamo. Allora, qui intanto la ricetta prosegue, perché intanto Geri ha aggiunto nell'impasto, come dicevamo, il cucchiaio di cacao amaro, il lievito insieme alla farina, e adesso le meringhe sbriciolate, insomma le meringhette così come volete voi. E adesso possiamo versare il contenuto direttamente quindi nel nostro stampo. Perché poi questa torta, diciamo, deve cuocere per quanto tempo? 45 minuti. Sì. A che temperatura, Carmela? 160 gradi per 45 quindi minuti. Quindi 160 gradi, 45 minuti, mettiamo dentro il nostro bel composto e lo inforniamo. Tra l'altro, queste meringhe, l'idea delle meringhe, come ti è venuta, Geri? Avevo delle meringhe da far fuori, diciamo che spesso cerco di utilizzare, riciclare. Cucinare in base a quello che ho a casa . E magari mi faccio ispirare da altre ricette, ma poi in base a quello che
o a casa. Quindi un po' delle ricette da riciclo che alla fine diventano delle ricette super ottime, super ottime, come questa che abbiamo appena preparato, insomma, perché un bel ciambellone al cacao, con le meringhe, insomma, una vera squisitezza. Allora, inforniamo 160 gradi 45 minuti e prima di darvi un'altra squisitissima ricetta, andiamo a vedere dove si trova Fabiola. Eccomi, sono nella cucina del ristorante Filo d'Olio in compagnia di Giacomo Valeri, che è lo chef. Che cosa stai preparando oggi? Allora, oggi prepariamo il peperone imbottito, cosiddetto puporolo imbottunato. Bravissimo, diciamolo in campana. In campana, esatto. Qui abbiamo tutti gli ingredienti, abbiamo un peperone di media grandezza, peperone rosso preferibilmente, abbiamo delle olive verdi. Che olive sono? Sono olive di Nocellara. Del Belice, sì. Sono scusate. Abbiamo dell'uovo, del prezzemolo per guarnizione, del parmigiano reggiano, e della provola affumicata e della mollica di pane raffermo. Provola, vedo, non stagionata. No, provola fresca. Fresca, sì. Morbida. Okay. Quindi si ammolla il pane raffermo con dell'acqua, si mischia insieme all'uovo, alla provola, al parmigiano e alle olive tagliate a unghia. Quindi si crea un impasto. Un impasto che deve essere decisamente morbido, con il quale si andrà, diciamo, a riempire il peperone. Esatto, se il peperone è decisamente grande, si può anche tagliare un'estremità, fare a dadini, passare in padella molto velocemente. Ovviamente va svuotato. Svuotato, prima. Esatto, dai semi che possono risultare indigesti. E lasci il cappello quasi, che serve per chiuderlo. Esatto, sì. Ma per preparare tutto questo quanto tempo ci vuole? Guarda, ci vogliono diversi minuti, ma noi ovviamente ce l'abbiamo già pronto. Ma meno male, perché io cominciavo a preoccuparmi, perché il tempo che deve andare in forno ci vuole circa 20-25 minuti a circa 190 gradi. Ah, poi bene, noi invece ce l'abbiamo pronto. Ce l'abbiamo già pronto, sì. Perfetto. Vado subito a prenderlo. Vediamo questo peperone imbottito, abbottunato. Eccolo! Aspetta, come l'hai chiamato? Puparuolo imbottunato. Puparuolo imbottunato, perfetto. Allora, questo è il peperone. Come si presenta dopo la cottura? Lo andiamo ad adagiare nel piatto. Che bello! Attenzione che è molto caldo. Quindi io adesso lo posso rompere però per assaggiarlo, giusto? Ovviamente devi, ma prima di assaggiarlo... aggiungiamo un filo d'olio, esatto, giusto? Che filo d'olio, che è la caratteristica del vostro campano, ristorante. Mediamente fruttato, quindi non troppo... Aggiungiamo questo filo d'olio. Questo filo d'olio. Perfetto, e io intanto a questo punto mi avvicino e Prego. Lo assaggio. Ma prima vi saluto. Ciao! Ciao! Che bella ricetta, così originale, così buona. E mentre voi cucinavate lì nella cucina dello chef, anche noi qui siamo andate avanti, perché una volta messa in forno la torta, il ciambellone, guardate che Carmela non si perde un attimo d'animo, cioè ha proprio tolto la buccia a questa melanzana subito. Ci sono melanzane, pomodori, del pesto. Allora, qual è, che cosa facciamo con questi ingredienti? Uno strudel salato. Strudel salato. Sì. Strudel salato di melanzane, pomodori. E insomma, qui gli ingredienti sono tantissimi. Ve li do subito in modo che possiate prepararlo insieme a noi. Procuratevi un rotolo di pasta sfoglia, una melanzana grande, dei pomodorini, del basilico, pesto alla genovese, sale e pepe, prezzemolo, basilico, vino bianco, del pan grattato e 250 grammi di formaggio Crescenza. Allora, le melanzane sono pronte. Io direi di andare subito ai fornelli, perché qui Don Domenico abbiamo anche dei bei pomodori del vostro orto insieme a Carmela. Visto che sono pomodori pugliesi, li volete tagliare a quattro parti? Subito. Vieni Jerry. Grazie. Allora, io ci metto un po' di olio. Mm-hmm. Ci aggiungiamo uno spicchio d'aglio. Sì. E poi lasciamo soffriggere le melanzane. Ma quando cucinate insieme, che ricette fate? Ma anche lì, un po' della tradizione, le cose che fa la mamma, un po' mischiate con quello che ho in casa. Quello che c'è, quello che c'è. Ecco qui, allora aggiungiamo le melanzane tutte, eh? Vado, Jerry.
Ecco, ecco, vieni, vieni a soffriggere, facci vedere tu come si fa la ricetta. Carmela, ha finito? Che sei... Sì, il prezzemolo. Brava, brava, fai il prezzemolo che poi aggiungiamo anche quello. Sì. Le melanzane invece si devono soffriggere bene, devono essere ben cotte. Prezzemolo. E... Adesso ci mettiamo il vino bianco. Ecco, brava, le sfumiamo con un po' di vino bianco. Perché ci metti il vino bianco? Facciamo insaporire un pochettino. Le fai anche più ammorbidite. Sì, le facciamo ammorbidire. Bene. Allora, a questo punto, quando le melanzane sono ben cotte, possiamo aggiungere i pomodori conditi con sale, pepe e prezzemolo. Esatto. E la ricetta è ancora tutta da venire. E nel frattempo, mentre le melanzane si cuociono, ripassiamo insieme tutti i passaggi di quello che abbiamo preparato finora. Per la sbriciolata di puntarelle cotte e formaggio, pulite la verdura, tagliate le puntarelle e mettetele a rosolare con uno spicchio d'aglio in una padella. Lasciate stufare la verdura e aggiustate di sale. Poi aggiungete il peperoncino fresco tagliato a pezzetti. Nel frattempo lessate le patate e schiacciatele con lo schiacciapatate. Lavorate le patate con le mani, unite le farine, il parmigiano e il lievito. Aggiungete le uova e amalgamate il tutto fino ad ottenere un composto compatto ed omogeneo. Prendete l'impasto e dividetelo in due parti. Mettetene metà sul fondo della tortiera, creando dei bordi piuttosto alti. Distribuite le puntarelle cotte sulla base della torta, coprite con il formaggio e mettete la restante parte dell'impasto sbriciolandola grossolanamente, fino a coprire interamente la tortiera. Spolverate con il pan grattato e infornate per 30 minuti a 180 gradi. 5 minuti prima della fine della cottura, cospargete la superficie con qualche ricciolo di burro. Per il ciambellone al mascarpone con cacao amaro e meringhe, separate i tuorli dagli albumi. Sbattete i tuorli con lo zucchero e create una crema ben compatta. Unite il mascarpone, poi montate gli albumi a neve e incorporateli alla crema di tuorli, mescolando lentamente dal basso verso l'alto. Setacciate la farina e il lievito vanigliato, poi aggiungete un cucchiaio da cucina di cacao amaro e mescolate bene. Alla fine unite le meringhe sbriciolate al composto. Versate l'impasto nello stampo e distribuitelo bene con una spatola. Infornate a 160 gradi per circa 45 minuti. Per lo strudel di melanzane, pomodorini e crescenza, tagliate una melanzana a dadini e fatela rosolare in una padella con uno spicchio d'aglio. Versate un bicchiere di vino bianco sulle melanzane e lasciatelo evaporare. Tagliate grossolanamente anche i pomodorini e conditeli con sale, pepe e prezzemolo. E poi, una volta cotte le melanzane con i pomodori, hai messo già sale, pepe, sì, tutto, e è pronto il ripieno dello strudel, ma ancora dobbiamo farvi vedere come finisce la ricetta. Nel frattempo la nostra Carmela ha sfornato la sbriciolata di patate, ci metti dei fiocchettini di burro, sì, vero, alla fine, dopo i 30 minuti? Sì. E si inforna, sì, nuovamente. Sì, 5 minuti col grill. 5 minuti. Per farlo... 5 minuti sotto il grill ed è pronta anche la sbriciolata che loro già avevano mangiucchiato un pochino. Sì. Cosa state facendo, signori assaggiatori? Ma Carlo! Oddio, sta tutto sporco di cioccolato! Io. Ma la Carlo, cioccolata. Ma invece di mettere la cioccolata sulla torta, che fai? La mangi? No. Ma se sei tutto sporco, sei peggio dei tuoi nipoti. Dovevano terminare, guarda, il dolce, Carlo, con il cioccolato, ma l'hanno mangiato. Si, guarda, deve mettere tutto sul cioccolato, fare ma dei, dai, ghirigori sul ciambellone. Peggio di Sofia, guarda, e Irene. Esatto. No, peggio di lui. Don Domenico, vogliamo ascoltare il vostro pensiero prima di finire la ricetta? Sant'Agostino, siate sempre speranzosi. Non abbandonate mai la speranza. Gli uomini privi di speranza, quanto meno badano ai propri peccati, tanto più si occupano di quelli altrui. Infatti, cercano non che cosa correggere, ma che cosa biasimare. Vediamo quanto sono attuali ancora oggi queste parole di Sant'Agostino, perché anche a noi tante volte non piace correggere noi stessi, ma biasimare gli altri. E Sant'Agostino ci dice che più non badiamo ai nostri peccati e più cerchiamo di vedere quelli degli altri. Allora Sant'Agostino ci dice che bisogna essere
uomini di speranza. Quindi è necessario fare un cambiamento nella nostra vita. Il cambiamento è parte integrante della nostra vita, ma serve soprattutto per migliorarci, per fare della nostra vita un capolavoro. Allora siamo speranzosi, come dice Sant'Agostino. Bene, bene, bella frase, bel pensiero di Sant'Agostino, Don Domenico. Andiamo a finire la ricetta? Certo. Allora, ecco qui, portiamoci il ripieno di melanzane e pomodori. Vai Jerry, facci vedere come si fa. Quindi aprite un foglio di pasta sfoglia. Poi? Sì. Poi la facciamo con il pesto. Ecco, quindi si farcisce con il pesto. Ma che buona deve essere. Richiama proprio lo strudel. Sì. Invece che uno strudel dolce, uno strudel salato, veramente, veramente originale. Ecco, una volta steso il pesto all'interno della sfoglia, ci mettiamo dei pezzettini. Prima mettiamo le melanzane. Dai, aggiungiamo melanzane e pomodori. Ah, prima un po' di pan grattato. Prima un po' di pan grattato, sì. Che bontà, si sente un profumo già adesso, senza ancora averlo messo in forno, che pensate un po'. Poi mettiamo le melanzane. Melanzane e pomodori, sì. Quindi si cosparge tutto e per finire dei tocchettini di crescenza. Sì. Vai mamma Carmela, aggiungi la crescenza. Ecco, chiudiamo la ricetta, così la facciamo vedere bella, pronta alle nostre signore a casa che sicuramente la riproporranno. Aspetta, secondo me, Don Domenico, con le zucchine, con i peperoni, questa si può fare proprio in tutti i modi, bella idea. Okay. E poi avvolgi, facci vedere come l'avvolgi. Un altro pezzo qua. Basta, ancora un pezzo. Ecco qua. E avvolgiamolo a mo' di strudel e inforniamo a che temperatura per quanto tempo, Jerry? Allora, 180 gradi per 20 minuti. 180 gradi, 20 minuti e questa è la meraviglia che si ottiene. Lo fate a fettine e lo distribuite alle vostre famiglie. Allora, signori assaggiatori, anche una bella fettina di strudel salato? Adesso preferiamo il ciambellone al cioccolato con un buon caffè. Con le meringhette ci sta benissimo. Buon caffè a voi. Grazie a queste bravissime mamme e figlia, Jerry e Carmela, per averci regalato la vostra maestria e la vostra sapienza culinaria. Grazie a tutti voi, amici a casa, e grazie al nostro Don Domenico. Alla prossima ricetta.